Bocconcini di tacchino tandoori per due persone, 242 calorie a porzione. Per ulteriori informazioni nutrizionali su questa ricetta visita il nostro sito. E adesso cuciniamo! In una ciotola capiente versare il succo di limone appena spremuto, lo spicchio d'aglio sminuzzato molto finemente, la paprika piccante secondo gusto, lo yogurt naturale. Noi usiamo uno yogurt con lo 0,1% di grassi ed infine le spezie tandoori. Con un cucchiaio amalgamare bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto per la marinatura ben omogeneo. Porre il tacchino tagliato a bocconcini e senza pelle nella marinatura. Il tacchino ha il vantaggio di essere una carne molto magra. Incorporare bene i bocconcini di tacchino nella marinatura per qualche istante. In questa fase è molto importante che in ogni pezzo di carne venga completamente ricoperto. Quando tutta la carne è ricoperta di marinatura, coprire la ciotola con un film di plastica e lasciare insaporire in frigorifero per almeno 2 ore. Porre i pezzi di tacchino marinati sulla piastra ben calda, senza eccesso di marinatura, e cuocere a fuoco vivace per circa 10 minuti. Una volta cotti su un primo lato, rigirare velocemente i pezzi di tacchino usando 2 forchette e proseguire la cottura per altri 5 minuti. A cottura ultimata, rimuovere i bocconcini di tacchino dalla piastra. Come si vede in video, la materia grassa sudata dalla carne rimane sulla piastra. Ecco pronti i nostri bocconcini di tacchino tandoori, portare subito a tavola e gustare ben caldi. Questi gli ingredienti per i bocconcini di tacchino tandoori per 2 persone. Bocconcini di tacchino tandoori per 2 persone, 242 calorie a porzione. Esotico piacere. Buon appetito!